Perché è importante il sostegno psicologico per i pazienti oncologici o per i familiari? In primis per non sentirsi soli di fronte a un'esperienza così potenzialmente destabilizzante e traumatica come è la malattia oncologica. Malattia oncologica non è solo una malattia, ma è un'esperienza a 360 gradi che coinvolge la persona in tantissime aree ed è importante per la persona che ne sente l'esigenza avere un luogo, avere un professionista di riferimento, avere anche un gruppo di persone che stanno vivendo un'esperienza simile per potersi confrontare, per non sentirsi soli, per sentire che quello che prova è normale e per poter dare un senso a quanto gli sta accadendo. Le persone quando arrivano, quando iniziano un percorso di sostegno psicologico, di psicoterapia, arrivano con un grande senso di smarrimento, di paura, vivono il tradimento del proprio corpo, quindi non si sentono neanche più a casa, neanche più sicuri nel proprio corpo, un corpo che percepivano prima come sano, come perfettamente funzionante. L'incontro per la prima volta potente con la propria vulnerabilità. Durante un percorso di sostegno psicologico, le persone imparano ad affrontare tutta una serie di tappe, imparano ad accettare le proprie paure, la propria impotenza, la propria debolezza, a farne tesoro, ad accoglierla, ad ascoltare le proprie emozioni, i propri vissuti in un contesto sicuro, perché fuori molto spesso questo non è così facile, perché le altre persone spingono ad essere positive, ad essere ottimiste, che è sicuramente giusto, però non dobbiamo fuggire alle emozioni che abbiamo. Quando proviamo tristezza è giusto esprimerla, è giusto trovare i canali per esprimere, per poter trasformare anche la tristezza, la rabbia, il dolore in qualcos'altro. Le persone quando affrontano un percorso di sostegno, alla fine, tra virgolette, alla fine, sono persone che sono più consapevoli della propria fragilità, ma anche della propria forza, che sono due lati della stessa medaglia, della propria umanità. Riscoprono quella sorta di egoismo, tanti chiamano quel sano egoismo, che in realtà è l'amore per se stessi, quel mettersi al primo posto, in relazione con gli altri, che non vuol dire non considerare gli altri, non considerare il contesto relazionale, anzi, vuol dire mettersi in relazione con gli altri e con se stessi in maniera più autentica, in maniera più profonda, in maniera più libera. Quindi è un lavoro di conquista, molto faticoso, però è una consapevolezza importante che le persone acquisiscono dopo un viaggio di questo tipo.